nella scorsa puntata di Disegnando l'Italia. Nazario si sveglia, ed inizia un nuovo giorno camminando, sudando e mangiando noodles. Finito ciò Nazario si sveglia, ed inizia un nuovo giorno camminando, bevendo e facendo tanta, ma tanta pipì. Va avanti così la sua giornata, con un test particolare, che mette alla prova non solo il suo assorbimento liquido, ma anche la funzione attuale della sua vescica. Un test concluso, con un incredibile risultato. Che porta poi il nostro viandante, a sognare fontane. Buongiorno mondo, mi sono svegliato, c'è una sveglia in sottofondo, non so se la sentite, e niente, volevo oggi giornata particolare, appena mi sveglio, perché oggi devo incontrare una persona speciale, quindi la inizierò nel miglior modo possibile, facendo una buona colazione qui al Lido, mi preparo un po', corro in bagno, e prima di fare tutto questo, sistemo tutto quello che devo sistemare, e si parte. Mamma mia. Qui non c'è ancora nessuno. Sono solo soletto qua. Mannaggia, qua il bar è ancora chiuso e il problema è che all'interno ci sono i miei power bank. Mi rimetto qua fuori. E dopo aver preso le attrezzature ed un buonissimo caffè, direi che è arrivato il momento, Aliu, di riprendere il cammino. Direzione Ravenna. Andiamo. Ok, oggi sono proprio felice, il sole brilla su di noi, raga, mamma come picchia, di fianco a me, mamma che vista, è bellissimo, e oggi sono felice perché, come già vi accennavo, vedrò una persona molto particolare, una persona che ho conosciuto all'inizio di questo viaggio, e ci siamo rivisti anche in Sicilia, e abbiamo una cosa in comune che poi vi farò raccontare da lui. Mi sta aspettando a Ravenna, ci incontreremo forse in stazione nelle vicinanze, quindi non vedo l'ora di arrivare e di passare questi giorni che verranno con lui. Infatti mi seguirà per un po' e mamma che bello, non vedo l'ora. Vinta Roma e tornata ai pontefici per le armi di Francia, Garibaldi mirò a soccorrere Venezia, ma in seguito a morte dagli austriaci riparò in questa capanna e fu salvo all'Italia. Raga, questa è la capanna dove si rifugiò Garibaldi. Guardatela qua. Chissà che sensazioni provarono durante la fuga. Comunque, a parte la storia, devo dire che la zona che circonda la capanna è bellissima. Guardate qua. Piena di fenicotteri, adesso non si vedono perché sono nascosti. Cioè, diciamo che proprio tutta la zona dove è situato il capanno è bellissima, cioè è una cosa stupenda, è super silenziosa, pulita. Mamma che bella. Cioè, guardate il tetto. Wow. La faccia. Sono quasi arrivata a Ravenna. Purtroppo sono in ritardissimo, non riesco ad arrivare in stazione in tempo e quindi la persona che devo incontrare
mi sta venendo incontro. Che è sta cosa qua? Che è? A che serve? A che è? Ah, qui qualcuno ha perso la testa. Wow. Non so se mi conviene passare di qua. Questa vi blocca la strada. Ma buongiorno. Ciao. Ah, testa alta proprio. Guardate qua che roba. Alla faccia. Mi sono fermato un attimo al fresco. Mi sto riposando un po' e sto aspettando qui il mio amicone, che a breve dovrebbe arrivare, dato che è da mezz'ora che ci stiamo cercando e non riusciamo a trovarci. Vedo lì in fondo una testa. Dietro al cespuglio. Eccolo! Il grande Lorenzo! Buongiorno! E anche una scorta dietro. Ciao! Sono stato raggiunto finalmente da Lorenzo. Guardate quanto è, guardate quanto è grosso! Ho perso due volte dalla stazione acqua. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. E poi sono stato raggiunto anche da Gabriele, il grandissimo Gabriele, e il papà Luca. Qui sono partiti dei discorsi da calcio. Praticamente si sta parlando del Foggia Calcio. Foggia Calcio, perché nostro Luca è di Torre Maggiore, giusto? Sì, sì, sono grandi tifosi del Foggia. E Lorenzo è di? Sanicando Garganico. Sanicando Garganico, nel mio stesso paese, quindi noi tifiamo Foggia. Valiu, forza e coraggio, dai. Forza Mena, coraggio. Che dobbiamo arrivare in serie S. Finalmente abbiamo iniziato il cammino insieme. Non so per quanti giorni resterà Lorenzo con me, non andiamo, si sa. Fino a domenica. Ma sì, va. Se non mi infortuno prima, fino a domenica. E praticamente io e Lorenzo, come vi dicevo, abbiamo una cosa in comune. E praticamente un giorno prima di me, Lorenzo è partito da Trieste. Ed è partito con che cosa? La Vespa 50 del 68, per fare anch'io il perimetro dell'Italia. In realtà non ho fatto le Alpi, è stato più un viaggio coast to coast. Vabbè, sì, diciamo su strada, più che altro. A confine francese, praticamente. E quindi lui è partito un giorno prima di me, e il bello è che siamo tutti e due di Sannicando, semplicemente lui però è partito da Trieste, e ci siamo incrociati poi a Vieste, noi non ci conoscevamo minimamente. È stato bello vedere che due di Sannicandro, due matti, sono partiti per realizzare un progetto così simile. Lui è il perimetro italiano in Vespa, io il perimetro italiano a piedi. Lui l'ha finito in 33 giorni di viaggio. 33 giorni in Vespa, e io sono in giro da un anno e quasi 4 mesi. Voilà, andate qua. Guardate qua. Mentre continuiamo a visitare Ravenna, vengo raggiunto da Antonio. E Antonio viene da? Ciao. Da dove viene Antonio? Da San Nicandro. Da San Nicandro, adesso San Nicandro ovunque, ma proprio ovunque. Ma grazie Antonio, mi ha fatto piacere rivederti. Abbiamo raggiunto il centro. Guardate quanto è grosso Lorenzo, sembra il mio bodyguard. Eccolo, il bodyguard in azione. Abbiamo una guida oggi ed è Michele, eccolo. Ciao. Qua. Chi è? Salve! Mentre vi presentavo la nostra guida, Michele. Ciao. Che ci porterà adesso alla tomba di Dante. Mi ha raggiunto Lucia. Lucia, di dove sei? Di Sannicandro, Lucia. Oggi tutti di Sannicandro. Mamma mia, come devo fare? Sto bodyguard qua non funziona bene qua. Comunque, guardate che spettacolo. Mamma, quanto è bella Ravenna. Wow. Buongiorno, e lui? Oh, che carino, guardatelo qua. Abbiamo raggiunto la tomba di Dante. Ci sono un po' di lavori in corso, quindi ve la faccio vedere così. E guardate qua, ci sono tutte le foglie, le piante arrampicanti. E poi c'è la chiesetta dietro. Ah, ma è fatta di vetro questa. Qui c'è la piscina dei piccioni. No, che belli!
Mamma che squadra. Raga, non so se si vede, ma c'è un mosaico di Spock. Sì. Ah, da una eccolo. Pista che si chiama Invader. Mi sa che stiamo per lasciare Ravenna. Siamo arrivati alla fine, adesso stiamo prendendo la strada che ci porterà verso Marina di Ravenna. E sono un po' dispiaciuto perché non abbiamo potuto visitare proprio tutto. Cosa non abbiamo visitato? C'era il mosaico, giusto? Sì. E altre strutture e altre cose che purtroppo non possiamo riprenderle. Ci vuole un'autorizzazione, quindi mi dispiace un sacco, ma poi le riprenderemo in futuro. Quindi adesso niente, lasciamo Ravenna e io e Lorenzo ci avviamo verso la spiaggia. Sì. E a breve salutiamo anche Michele. No. Ciao, tutto a piedi. Ciao Michele. Ah, beh, Lore. Beh, adesso mo pedaliamo. Davanti a noi un camioncino della frutta. Quasi. Vai. Mamma mia. Lore, ti piace camminare con me? Sì, con l'anguria sì. Mamma, raga, guardate qua. È buonissima, ma è davvero dolcissima. Veramente dolce, buona. Dolce e buona. Il nostro pranzo. Ha anche pochi scimicemi. Raga, mamma mia, è freschissimo qua. Mamma che bello. Dobbiamo pernottare qua, perfetto. Ogni tanto lo faccio per una mia sicurezza personale. Vuoi gonfiare anche tu un po' le scarpe, Lore? Guardate quanto è grosso Lorenzo. Guardate quanto è grosso Lorenzo rispetto a... Cammina. Ragazzi miei, indovinate un po', ci sono io, c'è Lorenzo e poi ovviamente non può mancare un altro sannicandrese. Luca. Tutti qua sono i sannicandresi. Ne siamo tanti. Mamma mia. Ci aspettavamo. Ne siamo troppi, siamo pericolosi qua, ma fa l'esercito. Ormai siamo vicinissimi alla spiaggia e per arrivarci però stiamo facendo una bellissima strada nella pineta. Guardate qua, la mia guardia del corpo sta recuperando le energie. In un getto. Lorenzo, come stiamo messi? Bene, dai. Hai dolori? No, dai, tutto sommato non ho le spalle, ma tutto sopportabile. Va benissimo. Ce la facciamo. Ce la faremo. Siamo ai 31 km percorsi. C'è l'uscita. Allora, c'è l'uscita qua. C'è l'uscita. Siamo a Marina di Ravenna. Ah, ecco qua. Che cosa devi fare, Lore? Perché ci abbatte, sono in spiaggia e spiaggia qua. E c'hai ragione. Vedi qua c'hanno l'anguria. Vuoi l'anguria? Abbiamo raggiunto la fine della strada. Non so se ve le ricordate, ecco là le navi gemelle. Io praticamente ieri ero dall'altra parte e per arrivare qua oggi ho dovuto fare tutto un giro lunghissimo, arrivare a Ravenna, diciamo che ho allungato un po' di più. Poi ho preso lui, il mio bodyguard. E finalmente siamo arrivati da quest'altra parte. Siamo stanchi? Ma no, dai, siamo giovani e forti, una passeggiata. Oh, che bella. Hai visto che bella barca? Barcone qua. Ecco la spiaggia. L'abbiamo raggiunta. Siamo arrivati sulla spiaggia, ma soprattutto siamo arrivati al nostro punto di sosta. Ci siamo informati e possiamo sostare qua. Abbiamo tutta questa bella spiaggia a nostra disposizione, quindi piazzeremo le tende qui tra un po' e basta. Vabbè, oggi buona. Basta così. Stavo per montare la tenda e veniamo raggiunti di nuovo da Michele, eccolo qua. Mitico perché... Michele con una bellissima sorpresa. Sì, con belle sorprese, praticamente ci siamo organizzati prima per una pizzata, dato che così possiamo stare un pochettino tutti insieme e mangiare qualcosa di buono e non i soliti noodle. Qui stiamo iniziando a mangiare la pizza. Pizza. E questa è la mia, però mancano le patatine. No, come non ci sono le patatine? Non mi hanno messo le patatine qua. Buon appetito.
Oi, buon appetito e piatto pulito. Raga, praticamente a me qua ci mancano le patatine. Cioè, ci mancano le patatine qua. Posso dare un funghi se vuoi. Non ne voglio di funghi, volevo le patatine fritte. Mancano le patatine. A me mancano. A me mancano le patatine. E a lui le olive. Con i noccioli. Abbiamo sentito crack. Lore, a te com'è la pizza? Per adesso è tutto bene, no? No, noccioli, c'è tutto. Quindi... Non devi andare in bagno? Per il momento no, spero. Se, se vai in bagno, sì. Quando torni potresti trovare delle sorprese. No. Questo la dobbiamo dire. Abbiamo fatto il brindisi e il bello è che la mia è quella con no, la nabbia. Ma anche quella di Antonio. Ah, anche tutte quelle. Abbiamo fatto il brindisi e quindi appena abbiamo fatto tlac, tutta la sabbia è andata a finire nella pizza. Ma cosa doveva succedere a sta pizza? Che non poteva... Abbiamo finito di mangiare la pizza, abbiamo recuperato le forze e direi che è arrivato il momento di montare le nostre casucce. La mia casuccia e quella di Lorenzo non è una casa, ma è un albergo. Abbiamo montato le tende, eccole qua, raga, la sua è gigantesca rispetto alla mia. Come diceva prima Lorenzo, posso mettermi io con la mia tenda e il mio zaino tutto nella sua, tanto ci va tutto. E niente, adesso stiamo aspettando che il lettino di Lorenzo si gonfi e adesso noi vi diamo la buonanotte e mi raccomando, se anche questo atto vi è piaciuto non dimenticate di mettere il mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, noi... Buonanotte. No, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli.